Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione molto molto particolare. Allora, noi sappiamo bene che abbiamo un centrocampo sicuramente molto delicato. Cioè, nel momento in cui io sto girando, ci sono dei problemi chiari al centrocampo, secondo me. Chiunque li ignori, secondo me, sbaglia perché ci sono dei problemi e sono dei problemi chiari. Perché quest'anno sarebbe dovuto arrivare un centrocampista diverso a livello di qualità, non è ancora arrivato, però c'è un nome che negli ultimi tempi ti porta, se vogliamo, dei vantaggi per la trattativa. Allora, cerchiamo di capire un pochino la situazione, perché le persone attorno a lui stanno spingendo affinché lui accetti di venire qui. Il discorso però è molto più lungo di come sembri, perché ci sono varie cose da dire. Partiamo dal nostro centrocampo. A centrocampo noi abbiamo dei problemi perché il centrocampista migliore della nostra rosa non gioca mai, che è Pogba. Ora, se Paul sta bene è un conto. Se Paul sta, perché se Pogba sta sempre, se sta sempre in panchina, è normale che da questo punto di vista non va bene. Il problema però è ancora un altro. Tu oggi non hai migliorato il centrocampo dell'anno scorso. E quindi, siccome non hai migliorato il centrocampo dell'anno scorso, va fatto un discorso generale che andiamo a fare con tutta la qualità del mondo, con tutta la capacità, con tutta la calma. Perché credetemi, quando c'è un centrocampo del genere, purtroppo bisogna modificarlo perché non abbiamo le qualità necessarie per comunque giocare in un certo modo. Prima di cominciare, cioè prima di iniziare a parlare, prima di cominciare ancora prima, vi parlo di un giocatore molto forte oggi, è un giocatore veramente molto forte, quindi attenzione. Prima di iniziare, come al solito, qua sotto, iscrizione, il like, la solita campanellina del notifica. Raga, veramente, questa è una cosa importante. C'è un sacco di gente che ignora questa cosa. Non la dovete ignorare se ci tenete ai contenuti. Quindi, se vi piacciono i contenuti, se vi sto un po' simpatico, se vi piace dire la vostra, commentare, se vi va, fate questa cosa. Basta andare qua sotto, cliccare su iscriviti, mettere like, attivare la solita campanellina per rimanere sempre aggiornati. E se vi va, potete seguirmi sui social. La Juventus cerca in maniera molto forsennata Gravenberg. Quando io sento parlare di Gravenberg, mi si attivano i sensi di ragno e le orecchie mi diventano come quelle dei cagnolini praticamente, e il pelo mi si rizza sulle braccia, perché io Gravenberg è un giocatore che adoro letteralmente, ma non da ora, da sempre, da quando giocava nella primavera dell'Ajax, dei Lancieri, dell'Ajax, insomma, io lo adoravo, l'avrei voluto alla Juventus. C'è stato un momento della vita di Gravenberg all'interno della quale lui aveva la possibilità di andare dove voleva, perché la maggior parte delle big europee lo aveva, diciamo, visto, e lui ha scelto di andare al Bayern Monaco, convinto che il Bayern avrebbe potuto rappresentare per lui la qualità tecnica, quindi la capacità di entrare in campo e giocare. Andato al Bayern Monaco, sto ragazzo si è trovato un po' in mezzo a un'enorme confusione, perché a centrocampo c'erano centrocampisti davanti a lui che appunto potevano dare, insomma, più copertura, più, insomma, qualità, e quindi di conseguenza è rimasto in panchina. Ora vuole andare via e dice: ma io non ce la faccio più, io voglio andare via, voglio uscire dal Bayern Monaco, perché il Bayern Monaco, se è capito, non mi fa giocare, e quindi la Juve si è interessata a lui. Ora però, discorso sul centrocampo, e poi torniamo a parlare un attimino di Gravenberg. Tu a centrocampo hai Locatelli e Rovella davanti alla difesa, con Rovella che forse viene ceduto. Poi hai Pogba e Fagioli, con Pogba che è sempre infortunato e Fagioli che gioca ed è bravissimo. Poi hai Rabiot e Miretti, con Rabiot che gioca ed è bravo, Miretti che secondo me va via nel momento in cui sto girando, non è ancora andato via, ma va via al 99%, e quindi non hai migliorato il centrocampo dell'anno scorso. È il solito centrocampo, con
praticamente tre giocatori, di cui due in dubbio, uno pronto che viene dall'Under 23 che è Fagioli, sono tre giocatori giovani, quindi Rovella, Miretti, Fagioli, con Rovella e Miretti che non sono secondo me ancora a livello di Fagioli, e poi hai tre giocatori di cui uno che è Pogba che sta sempre infortunato. E poi c'è Locatelli che non sa manco dove si trova e Rabiot che è l'unico centrocampista decente che ti rimane. Ora, in un centrocampo così un investimento va fatto per forza, ma tu ne dovevi già fare gli investimenti. Ma arrivato a questo punto, Gravenberch è un investimento che attualmente può essere fatto senza problemi? Il discorso di Gravenberch non è tanto relativo al denaro. Cioè, non è un discorso economico, tutta queste confusioni non le vedo. Perché non è un problema di quanto costa, ma è un problema di come costa. Attenzione, della modalità e del cioè, anche se vogliamo, della... Facciamo un altro discorso, cancella, facciamo un altro discorso. In che modo tu lo puoi prendere? O lo prendi a titolo definitivo e spendi subito una cifra importante per Gravenberch, oppure lo prendi in prestito. E prendendolo in prestito vuol dire che c'è il rischio che lo prendi in prestito, lo paghi, lo fai crescere e poi ritorna lì. Allora, io non voglio fare nulla, non voglio dire nulla e non faccio nulla, ma si può capire come questa sia una squadra che non può andare ad insistere su una situazione del genere, nel senso, io Gravenberch lo prendo se Gravenberch rimane qua, cioè se Gravenberch rimane qui, se io prendo Gravenberch, pago Gravenberch, lo prendo in prestito e c'è la possibilità di riscattarlo, lo pago, lo riscatto, lo prendo e rimane qui, non prendo Gravenberch per prendo in prestito, lo faccio stare qua, lo faccio giocare e poi lo caccio via di nuovo. È un discorso che questo va fatto, perché non vorrei che poi la gente dicesse no, perché che fai? Rinuncia a Gravenberch? Rinuncio se è un giocatore che non resta. Se lui resta, allora va preso. Se ha intenzione di trattare la Juve come se fosse una squadra in cui allenarsi per andare in altrove, si stia lì dove sta. Questo è il discorso. Questa è una cosa che deve essere capita, compresa e comunque deve essere, anche se vogliamo un po', cioè bisogna comprendere un po' questa cosa qua, capito qual è il discorso? Bisogna un pochino comprendere questa cosa qua, poi ognuno la vede a modo suo, ragazzi, ognuno la può vedere a modo suo, c'è chi la vede in maniera diversa, c'è chi la vede in maniera varia, c'è chi ha altre cose per la testa, io quello che ti dico è però... Bisogna rendersi conto che se si prende un giocatore a centrocampo non va preso come se fosse un prestito e basta, ma va preso a titolo definitivo. Pure perché qui stiamo parlando di un giocatore che ha delle enormi qualità sotto tutti i punti di vista e che non può essere trascurato e non può essere comunque mandato via come se fosse il primo degli scarsoni. Io mi rendo perfettamente conto che è difficile fare mercato ed è difficile prendere i giocatori, però il discorso è molto semplice. Tu cosa hai intenzione di fare per il centrocampo? Cioè, tu ritieni che il centrocampo attuale della Juve sia un centrocampo competitivo? Lascia perdere che devi giocare solo per campionato e Coppa Italia. Ok? L'anno scorso hai giocato tre competizioni e le hai giocate comunque con questo centrocampo. La società si rende conto che questa squadra è incompleta, che ha dei problemi di rosa chiari e palesi che chiunque dotato di un neurone funzionante può notare? Possiamo entrare nell'ottica all'interno della quale questa squadra possiede dei problemi a centrocampo? Oppure vogliamo dire che Locatelli sia un top player, che Rabiot è il nuovo Kanté, che Pogba sta bene fisicamente? Non lo possiamo dire. Chiunque lo dica è in malafede, quindi è normale che serva da questo punto di vista un investimento importante a centrocampo. Poi se questo investimento a centrocampo giustamente non arriva, io ti dico, ma secondo me fai una cavolata, ma te lo dico con tutta l'onestà di sto modo, cioè come si fa a giustificare un comportamento del genere? Non è normale, non è plausibile, non è...
chiara, non è normale, ragazzi, non è normale. Quindi se tu puoi prendere Gravenberch e lo puoi prendere in maniera adeguata, è giusto che tu lo vada a prendere ed è giusto che tu possa andare immediatamente a parlarne, ok? Ma comunque ti devi rendere conto che devi stare attento e devi cercare la migliore soluzione, devi cercare di prenderlo a titolo definitivo. Poi, come giocatore, qui stiamo parlando di un giocatore che ha delle qualità straordinarie, potenzialmente incredibili, cioè stiamo parlando di un giocatore clamoroso sotto tutti i punti di vista, capace comunque di giocare sia come giocatore davanti alla difesa che come mezzala, capace di darti una fisicità, una forza, una tecnica incredibile. Cioè Gravenberch sembra Pogba di 10 anni fa, quindi è un giocatore che sinceramente parlando lo prendi e basta, cioè va preso immediatamente. Però da qua a trasformarsi nella squadra di riserva del Bayern, a prendere i giocatori e poi farli crescere, no. Cioè, mi dispiace, non è un atteggiamento che sinceramente reputo adeguato. Però al tempo stesso ti dico, non è che ci sia solo lui, ci sono vari giocatori che possono essere presi. Ragazzi, questa è la Juve, non è l'Atalanta, questa non è una squadra di metà classifica che arriva, si può fare, si prende il giocatore, lo fa crescere, gode del giocatore e poi l'indomani lo cede subito. Cioè, noi dobbiamo cominciare ad uscire da questa ottica qua, perché altrimenti noi rimaniamo sempre in traccia, cioè rimaniamo, abbiamo, facciamo un ragionamento diverso. E un ragionamento non ha senso, bisogna cercare di essere comunque ligi, cercare di essere, non ligi, ma facciamo un discorso diverso, bisogna cercare di essere adeguati, di essere tosti. Se il Bayern Monaco vuole il giocatore, vuole lavorare, vuole, diciamo, cedere questo ragazzo, lo può cedere, ma a titolo definitivo, perché il prestito ha senso solo se mi porti poi il giocatore a titolo definitivo. Ma ha senso. Cioè, io non mi metto a fare la scuola a Gravenberch, io questo ti sto dicendo. Cioè, per me è un ragionamento che non ha veramente senso. Cioè, mi meraviglio anche di chi accetterebbe una cosa del genere pur di avere Gravenberch in squadra. Ma stiamo scherzando? Ma chi è Cruyff? È normale che io ti dico, è bravo, tutto quello che vuoi, ma cosa fai? No, te lo diamo solo in prestito, però ce lo ridai. Ma cosa? O Gravenberch sta qua, o te lo tieni e ti cerchi un'altra squadra per fartelo crescere. Ma non ho capito, ma che discorso è? Scusate. Cioè, ma stiamo andando fuori dal di melò, quindi secondo me c'è gente che beve, cioè veramente non esiste che io prenda un giocatore da una squadra top europea, lo faccia crescere in un'altra top e poi lo prenda, perché no, perché la Juve attualmente, perché la Juve, lasciate perdere, le difficoltà della Juve sono state create anche e soprattutto da quello che abbiamo visto a livello processuale. Non è che la Juve così a un certo punto ha cominciato a sbagliare cose così. È inutile che facciamo finta di non vedere le cose, perché sta lì le cose. Quindi cerchiamo di capire un pochino qual è la modalità in cui si può prendere sto ragazzo. Dal momento in cui si capisce in che modo si può prendere, allora si può fare un discorso basato sulla tecnica, però per ora va vista la capacità di prendere il giocatore, che quella lì è importante. Punto. Quindi fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate voi, voglio conoscere un pochino la vostra opinione a proposito di questa cosa. Fatemi sapere.